Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco in vano di Benvenuti alla sesta puntata di Viale Trento 15, la nuova street TV della Sardegna. Eia TV, il nuovo canale che ci racconta delle produzioni e degli eventi del TRIC, teatro di rilevante interesse culturale. Tutto pronto, giusto? Tutto pronto qui dagli studi vetrina del Teatro Massimo di Cagliari con Marta e Luca. Oggi vi parleremo di Noise, il TG dei migranti per i migranti. Delle repliche dello spettacolo Nord-Nord-Ovest. Del debutto di Caffè Sinai, nuova produzione di Sardegna Teatro. E dello spettacolo di Emma Dante, le sorelle Macaluso. Ma parliamo di Noise, il TG dei migranti per i migranti, la nuova trasmissione web di Eia TV, che diffonde news e informazioni per l'accesso ai servizi, alla formazione e all'integrazione dei migranti. La trasmissione fa parte del progetto presentato al MIBACT del bando Migrarti. Quattro puntate pilota dal 26 aprile al 14 giugno di servizi dedicati alla persona, ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ma anche approfondimenti culturali di letteratura e cinema in lingua originale. La rubrica Noise dal mondo con contributi dei migranti sardi all'estero. Tutte le puntate sono multilingue con i sottotitoli in inglese. E la redazione sarà composta anche da rappresentanti di 8 comunità. Ma sentiamo l'intervista a Nadine dal Libano, che sarà una delle 8 conduttrici del TG. Ciao, io sono Nadine Nasreddin, sono dal Libano. Sono qua già da 4 anni, ho fatto la specialistica qua. Prima in Libano lavoravo in una TV, praticamente sono giornalista. Mi sono trovata benissimo in Sardegna. Per me adesso è la mia seconda casa, c'è molta somiglianza tra la nostra cultura. Siamo sempre al Mediterraneo, quindi la mia seconda casa, poi ho avuto la mia figlia qua. Sono qua adesso perché praticamente questo progetto per me è come un sogno. Ho sempre aspettato di esprimere, di far vedere come penso io, come la mia cultura, come praticamente ho sempre cercato un modo per comunicarsi, diciamo, anche tra i popoli, per capirsi, per far vedere che c'è sempre un modo per comunicare, perché alla fine qualcosa in comune ce l'abbiamo tutti. Possiamo rendere il mondo molto più bello, possiamo veramente essere molto più vicini, perché è per noi tutti questo mondo, e questo magari è un inizio per non lo so, per la pace, per l'amore, per tutto. Quindi per me è un sogno, sta iniziando, sono troppo contenta, non vedo l'ora di iniziare. Ricordatevi questo: Noise, il TG dei migranti per i migranti. Noise è anche una pagina Facebook e un blog, perciò sintonizzatevi su eiatv.com e Sardegna Teatro per gli approfondimenti. Proseguono le repliche di Nord Nord Ovest, la nuova produzione Sardegna Teatro del collettivo Meridiano Zero. Saranno in scena da domani, martedì, fino a domenica, in sala M2 del Teatro Massimo. Nord Nord Ovest è uno dei progetti selezionati nel Pitch Contest del 2015. Vediamo un estratto dalle prove dello spettacolo. Proprio non ti interessano i nostri discorsi. Mi fischiano le orecchie. E qualcuno ti starà pensando. Ancora? Ma quando la smetteranno di ricordarsi di noi? Devono lasciarci andare. Farci passare. Oltrepassare. Non c'è nessun'altra possibilità. Anche noi però dobbiamo un po' dimenticarci di noi. Facile a dirsi, ma
come si fa? 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 Io non ci sto. E debutta il 14 aprile Caffè Sinai, la nuova produzione di Sardegna Teatro, un progetto per le scuole ma con repliche serali che coinvolge Daniel Dwerryhouse e Luigi Tontoranelli. La pièce teatrale è tratta dai saggi di Paul Claudel, gesuita, e ci racconta dei due antieroi per eccellenza della storia, Ponzio Pilato e Giuda Iscariota. Ponzio e le sue mani, Giuda e il suo bacio. Come davanti ad una giuria, i due indagati ci raccontano le ragioni dei loro atti. Un duetto tragicomico che ci farà ridere, ma anche pensare. Ad aprile è in arrivo lo spettacolo Le sorelle Macaluso, uno spettacolo pluripremiato di Emma Dante. Già, appuntamento imperdibile. Questo spettacolo le ha portato due premi UBU nel 2014 come miglior spettacolo dell'anno e migliore regia. Emma Dante è una delle registe più interessanti e più controverse, siciliana, quindi una regista del sud che in questo spettacolo sceglie di mettere in scena la storia matriarcale di una famiglia di sette sorelle che si incontrano al funerale di una di loro, e questo è il pretesto per ridere e scherzare della loro storia. Le sorelle Macaluso va in scena venerdì 15 aprile e sabato 16 aprile alle 21, mentre domenica 17 andrà in scena alle 19. Vediamo un breve estratto dello spettacolo. Parliamo del quiz. Chi risponderà alla domanda sui commenti Facebook a questo post vincerà due biglietti omaggio per lo spettacolo Nord-Nord-Ovest. La domanda di oggi è: da quale pièce è tratta la battuta? Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E dopo di noi non perdete la prima puntata del nuovo format EIA-TV Scoprire, dedicata all'archeologia in Sardegna. Questa puntata termina qui, vi diamo appuntamento alla prossima con Viale Trento 15. Seguiteci su eiatv.com e sardegnateatro.it. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore, cercando
Ciao!